tiro di Dzeko, Francesco è stato molto bravo il difensore. Io non ho visto chi era adesso che è andato a contrastare Dzeko, non gli ha permesso di calciare. Dzeko ha dovuto tornare Sì, indietro tornare e ha perso indietro, il cerco. certo. Adesso c'è il Toro avanti, Filo. Sì, il Toro dalla sinistra, attenzione al cross in mezzo, il colpo di tacco di Belotti, palla che si impenna o cielo. Handanovic mette in Pensa a te. corner. Colpo di tacco di Belotti, la palla si impenna, però l'arbitro ha qualcosa da dire a Belotti, non so cosa sia successo, vediamo, il cross è Vuole calcio d'angolo? dalla sinistra, c'è cioè il colpo di Vabbè, da qua si tacco. capisce No, pochissimo. traversa alta, non credo che Handanovic l'abbia toccata. Intanto qua rivediamo il numero di Barella di poco fa che ha No, creato ma un'azione. forse Filippo è sul tiro la deviazione che Ah, lamenti. ok, però i corner, C'è sì. anche. Corner Secondo dalla me l'ha toccata destra. anche il portiere. Anche Handanovic Buongiorno, la con tocca, il secondo pallone me. arriva il cross di Buongiorno, non esce Oh, Handanovic, finisca Sparone! Belfort. Bremer, pensa a te che Scusa, mi chiami prendeva il Simone, turno. per favore. Bremer, Sì, ma non si può 1-0 prendersi per il voce. Torino al 12° di gioco. Dai, Mandanovic non andrà stavolta mollare, fermo stasera come non un palo mollare. sulla linea. Dai, dai. Hanno scambiato già No, meno no, di voi state loro. calmi, sia te che Ragazzi, l'altro. ragazzi miei, Io cari l'ho miei. State calmi, scambiato. portate 12 di la gioco, partita. Torino in vantaggio, ha segnato Bremer. Si sblocca la partita al grande Torino. Guardate che roba. Grande! Attenzione alla Però, difesa dell'Inter, poi mi direte le vostre Mandanovic deve uscire qua. considerazioni, compreso Ma no, ma ormai vive inchiodato sulla linea Handanovic, cioè non abbiamo più un portiere, ragazzi, cioè c'è poco da Questa è fare. sua, dai, Non Maria abbiamo più un Pico. portiere, poi vabbè, Vabbè, ma lì a a 2 metri parte i però, tre eh. rimpalli, Ho capito, i tre rimpalli, ma scusate, sei capito, ma ragazzi, come fai? Era ho completamente decentrato. Buttati, hai le mani, sei alto, pesi Ci 105 kg, stava hai le raccontando mani e buttati. Secondo te responsabilità più di Handanovic o Sì, dei difensori? non è Di certo Giulio, entrambi. per favore, grazie. Non te lo ripeto più. Handanovic cross dalla sinistra. Handanovic, Allora, c'è secondo il me, deve calcio uscire. d'angolo. Il Anche calcio d'angolo è profondo, però la palla passa sopra all'interno dell'area dell'area piccola. Handanovic è inchiodato qua, Sì. e la palla arriva qui. Poi, obiettivamente, un po' fortunoso, non so chi riesce a Ci sono due rimetterla. rimpalli, attenzione che c'è ancora il Toro, Belotti, ma ragazzi, ma tiro, parata di Handanovic, poi Madonna! spazza bastoni. Simo! Ma io non so che cosa hanno sti qua, cioè non Che cos'ha abbiamo, Handanovic? se Ci andiamo dobbiamo avanti salvare, così, il ragazzi. nostro campionato è Il finito. secondo rimpallo è un po' Ma fortunoso, io non dà la so. palla al centro a Bremer, però è da solissimo Bremer, Sì, Qui Bremer è la mette solo. dentro Sì, c'è un facile facile. rimpallo che arriva, la palla arriva su Pobega con un rimpallo. Pobega si trova la palla addosso e la palla che gli è addosso arriva a Bremer sulla Sì, linea. esatto. Sì, No, ma ma il problema, scusate, Filippo, sai qual scusami. è? Sul discorso delle marcature che guardano Sì. tutti la zona e non l'uomo. Cioè, è un problema Capito? sia di portiere che di marcature. No, ma la No, sì. marcatura, purtroppo, negli ultimi, ma non solo l'Inter, tutti guardano la palla e non guardano l'uomo. Perciò, nel momento in cui guardi la palla, c'è un rimpallo, va là, io non vedo che va là. Ma Capito? scusate, ma Una cosa pallone, tecnica. l'azione si è svolta nell'area Sì, piccola. ma Come fa infatti. Handanovic a stare Ha inchiodato? ragione, ha ragione. Ripeto, è alto 2 metri, pesa più di 100 kg e può usare le mani. Come esce? Quantomeno mette in difficoltà Ma poi la nostra era pieno di grande. giocatori all'interno dell'area piccola. Se esce, va a Se arriva un cross in scontrarsi. area piccola, il portiere deve uscire, Ma dai. sì, dai, Non basta. Cioè, non è basta chiudere. possibile Ma non che in dobbiamo quella pagare ogni volta circostanza. la tassa del No, ma con portiere. tutti gli errori che ha Insomma. fatto, però, forse questo è il meno dove sia colpevole, almeno Ma secondo me. meno No, ma dove sia no. colpevole. Le altre sono stati Non è un errore più gravi, sono clamoroso, stati più dai. gravi. Sotto le gambe, Ma la non è un scorsa errore partita. clamoroso, Però è che il non è. problema è che tu hai un portiere che sta inchiodato lì, che Però arriva non un c'è tiro, stato lo un guarda, che ritmo. arriva la palla alta, non Sì, ma esce. hai ragione. Ragazzi, Sui no, fatti posso dirti, precedenti se hai mi dici ragione. un giocatore dell'Inter in quella situazione che è andato ad attaccare la palla, No, giusto? no, ok, ma la Nessuno. palla è nell'area piccola, mamma mia, Sì, esce, gli pugni però una era sotto terra. volta. Il rimpallo che c'è stato è stato ridicolo, perché non Sì, puoi far sì, sì. rimpallare la palla Ma così. No. certo, ma io infatti non Scusami. parlo poi di quello che è successo dopo, parlo del No, fatto ma che il portiere potrebbe secondo togliersi delle me castagne dal lì la fuoco. colpa Sì, ma difesa, erano in perché tu 800 dentro attaccante devi l'area piccola. andare ad Non ho aggredire la capito palla. Juric perché si sta arrabbiando e si è Ammonito. preso anche un giallo. Sì, deve stare buono però, perché il fallo su Lautaro è netto. Lautaro protegge il pallone su Gigi che Non ho lo... capito perché si è così Ma boh, fa un po' arrabbiato. di cinema. Punizione dalla sinistra per l'Inter, Calhanoglu, 16° di gioco, siamo già sotto 1-0, abbiamo toppato clamorosamente L'approccio. l'inizio della partita, come spesso accade ultimamente Torre è all'Inter. partito Tutto forte. pronto, Ciala col C'è un destro, paura. arriva il tiro Ecco. verso la porta. Oh, La che parata di parata! Berisha! La parata di Berisha! Non Cambiate i siamo neanche portieri. tanto fortunati. Però per dire la differenza tra avere un portiere e non avere, qui Berisha è stato un gatto per Bravissimo. apprendere questo colpo Sì, di sì. te. Non E so pensa se che il no, me lo secondo fa sempre portiere, forse l'allenamento. Lautaro?
Penso Lautaro, sì sì. Un grande Berisha è il secondo portiere. E colpo di testa di Lautaro. Ha fatto un miracolo. Palo laterale per l'Inter, Perisic può mettere la palla dentro l'area alta. Vediamo un po' se tiriamo fuori il carattere. Perisic va a cercare Dzeko, c'è la palla che si impenna, Vessino non ci arriva, poi ci arriva Skriniar, la rimette verso l'area di rigore del Toro, la spazza fuori, la recupera Perisic dalla sinistra, gran palla di Perisic per Bastoni, arriva il pallone in mezzo, via. Ci sono solo maglie granata, Belotti la va a recuperare, Ranocchia gliela sporca, vediamo che arriva prima sulla palla, Dzeko sulla destra, arriva il cross di Dzeko, mette fuori Buongiorno, palla che si impenna, ancora la palla in area di rigore, Lautaro dai, vai a prendertela sta palla! Non siamo in grande spolvero, vediamo se un episodio ci gira giusto e riusciamo a sbloccare oltre al pareggio anche la testa, che in questo momento penso sia uno dei problemi dell'Inter. Ora c'è la Noglu, buono il pallone per Lautaro. Ragazzi, ma Lautaro è lentissimo. Pobega trova Belotti, sbaglia Ranocchia, poi Belotti va giù, non c'è fallo secondo l'arbitro, vediamo se Ranocchia ha preso la palla al piede. Certo che ragazzi anche Ranocchia non mi pare abbia iniziato bene questa partita. Intanto c'è un fallo laterale per l'Inter perché Bremer vuole che si controlli con il VAR. E adesso danno un rigore. Se c'è rigore siamo fregati. Allora, Belotti a terra, 36 di gioco. Attenzione perché è un momento grosso di partita. C'è il tocco, sì. Sì. C'è il tocco. C'è. Obiettivamente c'è. Ranocchia va a urtare in maniera abbastanza incauta. Il rigore è nettissimo questo. Rigore nettissimo. Che dici, Filo? Sì, secondo me ci sta. Posso dire anch'io? Secondo me no. Secondo me no. Sto scherzando. Però mi pare che... Sto scherzando. Ma secondo o c'è te. Qualcosa che succede prima e ce lo siamo persi. Può essere quello, che discutano però, per quello. L'intervento è dal primissimo replay che ci hanno mostrato mi sembra abbastanza evidente. Ecco, allora, forse c'è... Potrebbe esserci, non lo so, qualcosa da ridire... Su una possibile sbracciata di Belotti in principio di azione, non lo so, ma il tocco di Ranocchia sulla caviglia di Belotti c'è. Ma lo fa volare per aria. Dai, secondo me cerca la posizione Belotti, però secondo me sta guardando quello. Ma non l'ha dato? Boh. No, sta vedendo se ha fatto fallo Belotti. Sì, ma sta stanno controllando a 37 di rigore, gioco, 38. Tra l'altro non capisco anche questa attesa nel chiamare l'arbitro al VAR, cioè almeno nel caso nostro. Perché c'è una mano di Belotti. Sì, è fuori gioco. E adesso vale la alzato mano di non c'è rigore, non c'è rigore. Vale non c'è rigore, nulla da fare. Ce la caviamo, però robe da matti bisogna vedere perché robe da matti. Allora, lì adesso io non so se Filippo sta sentendo la cronaca, perché può essere che è andato il fallo di Belotti all'inizio, Sì, può darsi, però ha alzato il braccio come se fosse un fuori. No, ma ha detto via però Filippo, ha fatto il cenno come per dire vai avanti, continua perché non è rigore. Credo che il braccio alzato fosse tipo punizione di seconda e giocate. No, ha detto giocate. Fa questo gesto. Non lo so, nel senso che se dobbiamo soltanto guardare all'intervento Ranocchia su Belotti mi sembra nettissimo. Sì. Però bisogna vedere anche Belotti su Ranocchia. Prima il piede con l'esterno in scivolata, prende prima il piede di Belotti e poi prende la palla. Sai cosa? Non ho visto da dove riparte l'azione. Non ce l'hanno fatto vedere. Perché se riparte più o meno dal limite, eccolo qua. Ah, forse la sbracciata di Belotti iniziale, forse quella. Quando Ranocchia alza il piede e tocca la palla... Se ha dato quel fallo di Belotti su Ranocchia non c'era, perché Belotti allarga il braccio per prendere posizione. Ma siamo veramente fuori. C'è Ranocchia che fa tutto lui. No, però fuori gioco Filippo, Filippo, fuori gioco credo no. Potrebbe anche dare. Allora, il tocco di Belotti è rigore. Ok, così evitiamo. No, bisogna vedere prima. Però se Belotti con quelle mani lì guadagna la posizione, possono avere fatto il fallo. Cosa ti sto dicendo che è rigore. Allora, però le mani di Belotti sono dubbie perché guadagna la posizione affossando Ranocchia. Ragazzi, non c'è discussione, se non ha dato rigore vuol dire che ha visto qualcos'altro. Allora il problema qual è? Che non va neanche a vederlo al VAR, perché di solito vanno al VAR a vedere, quindi molto probabilmente gli hanno detto qualcosa, così sembrerebbe rigore.
nel momento in cui gli ha detto guarda, perché se a me non mi danno un rigore contro, così mi arrabbio. Belotti, allora lui non va neanche a vederlo, hai capito? Se gli hanno detto che Belotti mi ha guadagnato sembra troppo poco per poter per dire all'arbitro non andare neanche al VAR, sinceramente. Comunque, ci sta attenzione ancora a Pobega in area di rigore sinistro, cross in mezzo, non ha tirato Pobega, ha provato il cross verso Belotti, palla alta per tutti, bruttissima porta, l'azione di Pobega che poteva fare anche molto di più, poteva anche tirare in porta, ma l'Inter non ha nessun tipo di logica. L'Inter è spezzata, l'Inter non ha un'idea, l'Inter è pessima, ragazzi miei. Siamo tornati quelli col Sassuolo. Vi faccio vedere l'azione. Pessima. La palla arriva, si forma la coppia Belotti-Ranocchia. Prima che la palla arrivi nella disponibilità di Belotti, c'è un corpo a corpo abbastanza intenso. Onestamente io vedo le mani di Belotti, ma anche quelle di Ranocchia su Belotti. Cioè è un confronto uno contro uno vero. La palla si sposta leggermente sulla sinistra, esce dalla disponibilità di Ranocchia, resta nella disponibilità di Belotti. Ranocchia va in scivolata e dall'impressione, dal replay che abbiamo visto, c'è il tocco della gamba sinistra di Ranocchia sulla caviglia destra di Belotti che va a terra. Tocco che obiettivamente c'è, perché quello c'è sicuramente, da capire per quale motivo il VAR non richiama l'arbitro e sostanzialmente perché non viene dato questo rigore, quindi... c'era una posizione, ci siamo persi qualcosa, posizione per l'Inter, tre quarti di sinistra, Cialanoglu ancora dalla posizione di prima con il destro, lungo sul secondo palo, c'è fallo di Skriniar in attacco, va giù Bremer, c'è l'atteggiamento, io non so se non ce la fanno fisicamente, se non si hanno perso la testa, se sono sfiduciati, se è successo qualcosa nello spogliatoio, non lo so, può darsi anche quello, perché a me pare veramente una cosa incomprensibile come questa squadra che veniva da tre mesi in cui giocava un calcio fantastico, vinceva le partite in carrozza, dava sempre comunque la sensazione di essere una squadra che gestiva la partita, adesso è una squadra riconoscibile che viene messa sotto da quasi tutti gli avversari che incontra. Non può essere l'assenza di Brozovic, chi se ne frega, sì certo ti manca il metronomo, ma poi hai altri giocatori importanti, Lautaro non sta in piedi. In mezzo al campo Barella è l'unico che prova a fare qualcosa ma non ha riferimenti, Cialanoglu in questo momento è un fantasma, Vecino non ne parliamo nemmeno, che non so neanche perché sia ancora lì, che fra tre mesi gli scade il contratto e manco gliene frega più niente di stare lì a giocare per l'Inter. Darmian è irriconoscibile, Perisic dopo una stagione pazzesca anche lui sta accusando la fatica. Non so che dire, ragazzi, sono desolato, sono sfiduciato, non credo che questa squadra sia da scudetto, assolutamente no. Chi fai salire? Se fai salire qualcuno? Ma no, nessuno. Dzeko, neanche Dzeko? Ma assolutamente nessuno. Cioè, Cialanoglu in mezzo al campo ha fatto pochissimo, gli unici due pericoli arrivano dal suo piede, però non è un modo per metterlo su, ti posso mettere solo i giù e ti metto... Ranocchia che ha sofferto clamorosamente Belotti, ma clamorosamente, poi ha rischiato di fare gol ma su una mischia, quindi Ranocchia con ha rischiato di fare rigore, bravissimo, quindi gli diamo 4 e mezzo. Bastoni non mi è piaciuto neanche lui per niente, 5 e Lautaro o Vecino. Lautaro almeno il colpo di testa su parata di Berisha l'ha fatto, Vecino il nulla totale mischiato col niente, 4 a Vecino perché sono buono. Poi vabbè, ci sarebbero tutti gli altri con 5. Ma è la prestazione generale, cioè il Torino arriva sempre sulla seconda palla per primo, quando una squadra è sotto 1-0 e comincia a lanciare dalla propria tre quarti vuol dire che non ha le idee per poter mettere in condizioni le punte, resta un mistero, cioè il rigore è talmente solare che secondo me c'è qualcosa prima, perché tra l'altro non va a vederlo, quindi è una decisione del varista di non fare... di non assegnare il rigore. Non ci sono nemmeno le proteste dei torinisti dopo il mancato rigore. Sì, no, Belotti non protesta, da una quindi parte, nessuno. Non so come. Secondo me, dico la verità, non per colpa nostra, ma ci siamo persi un pezzo. No, sì, hanno fatto vedere un'immagine in cui Belotti e molto probabilmente il VAR gliel'ha fatto vedere all'arbitro con le due mani guadagna la posizione
spingendo la nostra, però siamo a... ma poi non hanno protestato. Proprio. Siete così attaccati agli specchi. Ma io sto interpretando. Non so, io, scusa, Francesco, ma parlo inglese o no, che no, cosa? No, no, io ho detto il rigore è talmente solare che ci stiamo chiedendo come non l'abbia fischiato. Cioè, più di arrampicarsi, esatto, cos'è? No, è arrampicarsi sugli specchi, questo? È mostruoso sta cosa. Ho capito, ma cosa devo fare? Mi flagello in... No, cosa devo fare? Tu, mica sto dicendo. Ma voglio dire, i favori hanno avuto anche l'altra squadra, non è che sono andati avanti 6 anni, abbiamo ammesso e basta. Guarda, ma io... Come andiamo avanti 6 anni? Rompete dal 98 per Giuliano Rodato, ma andiamo avanti. Scusami. No, perché non ha altri anni. Con tutta la tranquillità e la bontà del mondo, ma se parliamo di un episodio, tu devi parlare del Calciopoli del 98. Sì, perché ne hanno del 98. Ma sei tu che hai parlato del 98, Marcello, ma mica perdonami, io. Adesso non far passare gli altri per cretini, perdonami. Sei tu che hai tirato fuori il 98 adesso. Tu non far passare per cretino me, perché io le immagini le vedo. Scusami. Ma abbiamo detto che era rigore, Marcello. Guarda, con tutta la buona volontà, stai fuori dal seminato, dammi retta. Io te lo sto dicendo in maniera molto serena, stai fuori dal seminato, tranquillo. Ma cosa continui a parlare? Mi fai parlare o... Quando hai finito parlo io. Più che di quando il 98, il rigore di Giuliano Ronaldo, adesso non si può parlare di questo. Fammi sentire, Marcello, fammi sentire la replica di Filippo. No, perché non so, lui dice non si può parlare di questo. Abbiamo parlato fino adesso del rigore, da quando è successo. Abbiamo detto che c'era. E tutti hanno detto che era rigore. Se vuoi andare avanti e convincerci che era rigore, convincici. Lo abbiamo già detto, ma se vuoi lo ripetiamo. Filippo, facciamo così sempre. Quando un rigore non viene dato, dici vabbè, basta. No, ma sai com'è il problema, Marcello? A me sembra che tu oggi voglia per forza discutere e litigare con qualcuno. Mi fai parlare? Cosa hai bevuto? Sei tu che sei nervoso, non io. Ma non lo so, io sto parlando in maniera tranquillissima, tu continui a parlare sopra, certo che poi dopo un po' uno si arrabbia. Se mi fai dire, ti sto dicendo che gli altri... Marcello, parla tu. Essendo voi in collegamento, non essendo in studio, ovviamente vi rischiate di sovrapporvi le voci, quindi è bene tenere distinti i due momenti. Fammi sentire e completare il pensiero di Filippo e poi replichi tu. Io semplicemente ho detto che gli altri episodi, magari, essendo dubbi, se ne discute di più, perché sono dubbi, e quindi uno dice per me è così perché è successo questo, per me è così perché è successo questo. Qua siamo in 1, 2, 3, 4, 5, tutti e sei stiamo dicendo che era rigore. Quindi, cioè, cosa dovete convincere la gente che è rigore quando l'abbiamo già detto? Posso? Cioè, non capisco. Posso? Sì. No, io volevo dire una cosa. Allora, se facciamo due conti, no, perché stiamo cercando di capire, perché non ci hanno ancora detto il perché e per come, che il fuorigioco non c'è, perciò leviamo il fuorigioco. Allora, il rigore, abbiamo visto che Ranocchia prende il piede destro di Belotti, allora bisogna andare solo su una cosa: l'arbitro per forza deve aver dato fallo di Belotti su Ranocchia, che poi possiamo discutere se c'è o no, perché altre soluzioni, Francesco, non ce n'è. No, ma anche secondo fuorigioco non c'è. Il rigore, l'azione alla fine, si vede che Ranocchia sbaglia il tempo, dà una botta al piede destro di Belotti, allora bisogna dedurre che è stato fischiato il fallo di Belotti, ma non con due mani, perché lui si è allargato con una per prendere la posizione come fanno tutti. O ha dato la punizione lì a favore dell'Inter, o altrimenti non si capisce. Però dalle immagini non dà punizione a favore dell'Inter, perché dice di aspettare e sente cosa gli dice il VAR. Io credo che il VAR gli abbia detto guarda che c'è stato un mani, cioè io ho esordito dicendo è rigore netto, stiamo cercando di capire come mai non l'ha dato. Stavo vedendo l'arbitro che... Questo secondo me fa lo... Sai qual è il problema, l'arbitro, Riccardo? Fa gesto alzati, sì, ma quindi non... lui non vede il contatto tra... lo stiamo rivedendo adesso, non vede il contatto tra Ranocchia e Belotti, però poi... No, ma il contatto è netto e mi stupisco perché il VAR quindi non gli dica lui nulla. Non fischia fallo di... Vi confermo che non fischia fallo di Belotti su Ranocchia. Ah, ho capito. Vai. Sai che forse ho capito, Franz? Scusami, ho visto adesso l'azione. Quando la palla si alza, che c'è Ranocchia di schiena e Belotti, Ranocchia calcia di destro e mi sa che la prende Belotti e la porta avanti con la mano. Ma non fischia fallo di mano. Ha fischiato un fallo per l'Inter. Oh. Non fischia niente. Riccardo, il VAR gli dice: guarda, Riccardo, che c'è scusa, un fallo. E lui fa così. No, ti faccio una domanda. Punizione Francesco prima ha detto una cosa sacrosanta. No, la palla è avanti. Scusa, ma la palla. Lui alza il braccio e dice avanti.
Ma cioè, la palla chi l'ha messa in gioco? Io l'ho scambiata ragazzi? Così, però da quanto ho capito lui alza il braccio per dire proseguite. Scusate, ma la palla chi l'ha messa in gioco poi? Si è fermato il gioco, giusto? Secondo me esce Handanovic e la prende, quindi la palla è di Handanovic. E la fa continuare. Io credo di sì. Però adesso ho fatto vedere un'immagine di schiena sia Belotti che Ranocchia. La palla si alza, Ranocchia va a calciarla, Belotti l'arbitro, dopo il contatto, fa così. Dice gioca, no, ma in un primo gioca, momento, no, ma Franci, dopo il VAR, che ha sentito il VAR, allora si potrebbe collegare a quello che dice lui, dopo che ha sentito il VAR, e non prima. E dopo, perché lui proprio il fallo non l'aveva visto, però effettivamente... Tra l'altro, cioè, posso dirti, tu mi hai detto come riprende il gioco, ma è il Toro che la butta fuori perché chiedono... Se, no? A un certo punto il Toro la butta fuori perché spera che con l'interruzione di gioco Bremer l'ha buttata via. Possibilmente si riprende con una rimessa laterale, molto banalmente, non credo molto di più. Però è strano che non ti dicono continua niente. Continua. Hai visto la mano di Belotti? Sì. Che quando ha rinviato Ranocchia, sì. Ma il problema è l'arbitro non fischia quello. Il problema grosso è che tu non saprai mai perché il perché. L'azione va avanti, ragazzi, tra l'altro, L'azione va avanti. Va avanti, certo. No, è andata avanti, ma per forza che deve andare avanti. Sì, ma una volta che va avanti la palla va in fallo laterale e l'Inter viene il VAR. Non è che il VAR gli dice riprendi con il fallo da punizione per l'Inter, perché il VAR non deve intervenire su quello. Allora, il VAR se, deve dire se è o non è se rigore. Se la ripresa nel è stata... Lui dice che non è rigore, si riparte con la rimessa laterale. Se la ripresa è stata sul fallo... ha fatto fare il fallo laterale vuol dire che non ha dato niente. Secondo perché me non se niente. È partita da lì, se è ripartita secondo da lì vuol dire che non ha dato niente. Secondo me non ha dato niente. Cioè, è dal VAR non gli hanno detto nulla, non hanno visto non quel so, contatto. Non lo so, ma infatti cioè, abbiamo dei dubbi assurdo. Tutti quanti, interisti compresi, cioè non è che loro dicono no. Per, no ma no, per ma loro l'hanno anche molto ammesso. Tranquillamente, onestamente, tutti, io ho detto, è talmente clamoroso che deve essere successo qualcosa prima. No, ma guarda, gli do ragione, perché non è possibile altrimenti. Quando c'è stato, se c'è stato il fallo di mano di Belotti evidentemente sul a meno che non gli dicano guarda che c'è stato un contatto tra Belotti, fa fallo prima Belotti, il VAR non può intervenire, si lascia andare e si riprende la rimessa laterale. E allora laterale. Perché non si è ripartito con perché la punizione? Perché non può intervenire per una punizione, perché a quel punto ormai la palla è rimessa laterale, lì devi solo decidere se è o non è rigore. E nel momento in cui non è rigore la partita prosegue normalmente. Non mi sembra che il contatto di Belotti con Ranocchia sia tale da poter giustificare una punizione per il Toro no, potenziale. Dopo no? Quando fa la protezione della palla, secondo me no. Per cui non lo so. Vabbè, è comunque un episodio importante che va ad inserirsi in una giornata che qualche episodio da Moviola ce l'ha regalato. E quindi domani mi raccomando, 20:45 è lunedì, giornata di processo. C'è Lazio Venezia, l'ultima gara di questa 29esima di campionato. Quindi attenzione a quello che succederà anche domani sera. Filippo, adesso l'Inter deve un po' insomma, svegliarsi, cambiare atteggiamento completamente. Che si debba svegliare è ovvio, ci vorrebbe un episodio che riaccende la partita e che fa sì che l'Inter riesca magari a crescere un po' e il Toro a abbassarsi un pochino come ritmo. Per carità, calcio è il calcio, però se io devo giudicare la partita da questo primo tempo io non ho buone sensazioni. Purtroppo, però vediamo se un colpo di fortuna ci fa riaprire la partita e poi vediamo quello che succede, ma adesso sinceramente se mi chiedi non ho molte aspettative. Bisogna provare magari a cambiare qualcosa, ecco, per provare a cambiare l'inerzia. Secondo me ha ragione Filippo, cioè noi giochiamo con Vessino che oltre a non difendere non transita, cioè non è propositivo davanti. Abbiamo delle alternative in panchina, potremmo giocare con Sanchez trequartista, potremmo inserire Gosens e mettere Pesic a destra, cioè ci sono delle alternative per cercare di dare una scossa, perché così anche Lautaro è abulico, cioè non dà profondità. 5 minuti. Izzo, spazza l'area di rigore, palla che finisce in fallo laterale per l'Inter, tre quarti di sinistra, 4 minuti e 20 alla fine della partita. L'Inter le sue occasioni per pareggiare le ha buttate tutte nel cesso. Ora c'è Bremer di testa che mette fuori la palla, attenzione alla ripartenza del Torino, Inter dai, scopertissima, Brecalo, palla lunga, attenzione Brecalo, limite dell'area di rigore, spostati sulla sinistra, lato corto, va a puntare Darmian, palla sul destro, arriva il cross sul secondo palo, Pobega! Andanovic anche qua fuori alla sinistra di Andanovic. Ma come ha fatto? E se Dzeko si è mangiato il gol dell'uno pari, qui Pobega spreca una grande occasione per chiudere la partita. Contropiede da destra a sinistra. Ma no! Dai, grossa anche questa cross da questa parte, c'è Pobega che è sul secondo palo, forse un po' disturbato da Di Marco, mi pare, non lo so, non ho visto
palla favorevolissima, la schiaccia troppo Pobega, di testa, palla fuori, da posizione super 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 favorevole. Giacomo, questa è grossa, eh? Questa è pesante, perché chiudevi la partita, secondo me. Altro al 92esimo sicuramente sì. Lancio lungo, mamma mia ragazzi. Gosens, Skriniar, questa è una partita la butta a caso in area di rigore senza giocatori, no? Ormai non si guardano neanche questa più. Questa è stata la partita forse che ho visto che ci sono stati più occasioni da rete, no? In tutta la giornata, perché ce ne sono state, se vai a vedere, sì, cioè, poteva finire 4-3. Se uno guarda il risultato 1-0, in realtà sì, poteva essere 2-2, 3-2, sì, 2-3, cioè, sì, no, ma anche 3-3. Sì, ce ne sono state veramente tante, tutte la favorevoli. La differenza l'ha fatta il portiere nel toro. Gosens ancora butta la palla all'interno dell'area, Barella stoppa di petto. Barella, Vidal per Dzeko. Ecco. Oh, Sanchez! No! Alexis! Alexis Sanchez la butta dentro, buono l'assist di Dzeko, di petto, rivediamo, che speriamo non ci sia niente, no, di petto, scusate, l'interno destro, poi Sanchez in croce. Ma no, Inter, ole, 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 ai gufi, ole, ai gufi, ole, 1-1, ole, chicchi. Allora, l'assist di Dzeko per Sanchez, che dà un segno di presenza, il suo destro, palla sul palo e palla in rete per l'1-1. L'Inter che trova il gol del pari e adesso ha ancora un minuto e mezzo per sperare e perché succeda qualcosa di clamoroso. Lancio di Vidal, ancora al limite dell'area, Dzeko fa scorrere, colpo di testa di Izzo, poi va a chiudere Ansaldi su Correa. 1:20 al termine, Ansaldi torna indietro, lancia lungo, addirittura la palla non esce, poi Di Marco tocca per Skriniar, ancora Di Marco. Arriva il cross, mette fuori Izzo, cross molto basso, palla che finisce in out, rimessa laterale per l'Inter, 60 secondi al termine, ci sarà un altro lancio lungo di Vidal, alto ancora, stacca Skriniar, ma recupera il toro, attenzione al contropiede della squadra di Juric con Pobega, c'è ancora un intervento di Sanchez, poi di Marco, Barella. L'Inter adesso ci crede davvero, eh? Sanchez prova a cercare il Dzeko, troppo lunga la palla, Dzeko ci prova, la salva dall'out, ma dalla rimessa dal fondo, fallo laterale per il Torino, vicino alla bandierina del corner, sarà credo l'ultima azione, intanto rivediamo il destro di Sanchez che salva l'Inter dalla sconfitta, anche questa Berisha l'aveva toccata, palla che incoccia il palo interno e poi finisce in rete, finisce qua. 1-1, però non ho capito, perché deve finire con 20 secondi d'anticipo, no, Guida. Ma non è finita. Ha dato il rinvio. Sì, ha fischiato. Ha fischiato? Ma prima? Ah, infatti si lamenta Vidal. Si lamenta. No, si gioca. Cos'è che è successo? Un tiro dell'Inter c'è stato. No, si gioca. No, forse c'erano due palloni in campo e uno l'hanno lanciato via. Adesso sono finiti 5 di recupero, quindi forse adesso... Però si dovrebbe andare avanti altri 30 secondi almeno, perché non si è più giocato. Rimesso dal fondo per il Toro, Berisha... Tanto protestano in gioco. Ah no, cosa? Probabilmente un fallo, perché Berisha... Secondo me sul replay c'è stato un fallo, probabilmente. Sì, Berisha lancia lungo, direttamente in fallo laterale. Ora sì che aspettiamo solo il fischio di Guida. 95 minuti, 27 secondi. Rimessa laterale per l'Inter. Va bene, Di Marco fa fretta. E la passerà indietro, no? Orizzontale. Oh mamma! Ma siamo matti, Mamma mia, voi siete matti. Di Marco, fallo laterale, la dà in orizzontale ad Handanovic sul pressing del giocatore del Toro che arriva tanto così sul rinvio. Boh, non so cosa hanno in testa. Attenzione ancora al Toro, limite dell'area, Di Marco, c'è fuori gioco. Fischia l'arbitro, finisce 1-1 tra Inter e Torino. L'Inter ancora una volta non vince una partita, rimedia all'ultimo minuto praticamente una sconfitta, è un punto che sicuramente è meglio che averne zero, però non va bene così ragazzi. Risultato ingiusto.
L'Inter si salva letteralmente al 93esimo. Eccola qua la nuova classifica di Serie A alla 29esima giornata. Domani resta da giocare Lazio-Venezia. Il Milan sale a quota 63. Milan che mangia due punti secchi all'Inter. Napoli stessa cosa. L'Inter è a quota 59. Ha una partita da recuperare. Lo ripeteremo fino alla noia, quella contro il Bologna. Ma allo stato dell'arte l'Inter è a meno 4 dal Milan, a meno 1 dal Napoli e a più 3 sulla Juventus. A quota 48 c'è l'Atalanta, anch'essa ovviamente ha una gara da recuperare. Non lo so, sospiro di sollievo. Risultato ingiusto, perché per il semplice motivo che è vero che l'Inter nel secondo tempo ha avuto delle occasioni, non dico che non le abbia avute, ma quelle più nitide le ha avute il Toro per non poterla chiudere la partita. Non lo so, Dzeko le ha avute grosse, però allora, Marcello, dambe due le parti, Dzeko ha avuto due colpi di testa da solo davanti alla porta, da tutte e due le parti. Di Marco da solo davanti alla porta senza neanche avere la possibilità di essere marcato, sì, proprio da solo davanti alla porta. Io ricordo le parate di Handanović, poi c'è l'occasione di Gosens e Izzo insieme. La verità direi che il pareggio è il risultato giusto. Pobega che fa il colpo di testa nel finale delle statistiche. Io penso che sia stata la sagra degli errori stasera, da una parte e dall'altra, guardando la prestazione totale. Se stiamo qua a valutare le occasioni da entrambe le parti, Francesco, io sono d'accordo, come prima poteva finire 3-3, 2-2, è finita 1-1. È vero che poi ci sono dei momenti dove se tu da 1-0 vai sul 2-0 cambia magari la partita, non lo so, però non sei andato. Nel primo tempo Berisha ha fatto due parate pazzesche, perciò ti dico, alla fine del primo tempo secondo me come poteva essere già 2-2, perché se poi il rigore adesso vedremo domani, non so, perché io non ho capito netto di quello. Però detto questo, Rick, che finisco, secondo me è giusto così, perché poi alla fine tu sbagli al 92esimo con Pobega il secondo gol, che tu chiudi la partita lì, automaticamente poi lo subisci dopo un minuto. Perciò, hai ragione. Sulle occasioni, dal mio punto di vista, è giusto. Sì, sono 14. Scusa, Riccardo, l'unica cosa è che giustamente tu dici quel gol lì sbagliato poteva chiudere definitivamente la partita. Però l'Inter, dobbiamo dire che nel secondo tempo le occasioni le ha avute. Dzeko ha sbagliato un gol clamoroso. È vero, nel primo tempo è successo l'inverso, però sostanzialmente secondo me il risultato è corretto, il pareggio è corretto. E se posso riavvolgere il nastro, quando mi hai chiesto il pronostico, se ti ricordi cosa ho detto? Però guardando il tabellino, è un tabellino da pareggio. Uno a uno. Ne parliamo tra un attimo, così vi mostro 7 dall'altra, fanno 32 falli in 90 minuti. Si può sentire. Eh? 32 falli in 90 minuti. 32 falli, la metà non sono falli. Tra l'altro. Un fallo ogni 3 minuti. Praticamente. Vedi quanto pesa sul risultato quel rigore non dato. Sì, ne parleremo fino al 2049. Questo. Ne parleremo stasera, ne parliamo. Mi dispiace, ho capito. Stasera ne parliamo. Era rigore, cosa dobbiamo fare? 1-0, non c'è nato, non ha dato rigore contro, cosa dobbiamo fare? Fagli fare il secondo gol? Come fanno nelle comiche? Non ho capito. Il tabellino dice che il pareggio è un risultato giusto. Dopo c'è un rigore per il Toro. Adesso, siccome tu non hai argomento. Tiri fuori il 98, il fuorigioco di Maicon a Siena, e adesso tirerà fuori il rigore non dato al Torino. Stiamo discutendo la partita. Decisivo. Abbiamo detto in 4 che è rigore. In 10. Tu vai sul 2-0. Ho capito, non lo puoi dire, non hai la controprova. Non la puoi dire, non hai la controprova. Marcello, quello che mi stupisce. Cosa c'entra? Ora quante volte dici non ti danno rigore, puoi andare sul 2-1, non ti danno rigore. Cioè non hai la controprova. Allora, che nella dinamica della partita sia un episodio cruciale, lo abbiamo detto a fine primo tempo, abbiamo detto che era rigore per il Toro, più chiari di così, ma l'hanno detto anche gli amici interisti, cioè era, ci sono delle volte in cui ti va male, delle volte in cui ti va bene. Oggi all'Inter è andata bene, poi quando all'Inter va male e magari non vince la partita si parla poco dell'episodio, si parla della non prestazione o del fatto che ha giocato male. Oggi c'era un rigore per il Toro, ma molto evidente, l'arbitro non lo ha dato e ci è andata bene.
ma come va bene ad altre squadre, certo, come va male ad altre squadre. E oggi è andata così, è andata bene a noi, ci è andata bene. Filosofia spicciola questa qui. No, ma allora ascolta, ma allora, ascolta, ma quando a Milano hai pareggiato al 90esimo con una moviola in campo, cosa dovevamo dire? Allora, io più penso, più onesto di così non possa essere. Ma poi, sì, ma io non sto dicendo che sia disonesto. Se a te non va bene niente, dimmi tu cosa devo dire, mi mandi un messaggio e io ripeto quello che mi scrivi. Io mi rendo conto che stasera siete suscettibili, mamma mia. Ma hai detto Non si può parlare, filosofia spiccia. Cioè, finita 1-1, non è finita 3-1 per il Toro, dici cosa stiamo a parlare, tanto ormai ha vinto il Toro. Cioè, il Toro, grazie poi a degli errori che ha commesso sotto porta, delle imprecisioni anche del Toro, perché dobbiamo anche rimarcare le occasioni che ha avuto il Toro, non è riuscito a mettere dentro il secondo gol e poi è arrivato nel finale 1-1 e t'ha fregato. Però scusami, io non so oggi perché lui vuole andare contro a prescindere, però allora ti devo ricordare le occasioni dell'Inter, perché a questo punto te le devo ricordare. Io credo che tu la partita l'abbia vista, quindi nel momento in cui te le ricordo ti vengono in memoria. Ci sono due miracoli di Berisha nel primo tempo, due clamorosi miracoli di Berisha nel primo tempo sull'1-0 per il Toro, e siamo a due. Dzeko sbaglia due gol di testa davanti alla porta da solo a un metro dalla porta. Prima di testa e va alla sinistra di Berisha, poi alto a un metro dalla porta di tanto così. Una di Vessino, me la sono dimenticata quella di Vessino, ti metto pure quella di Vessino. Colpo di testa a un metro dalla porta di Vessino, alto tanto così sopra la traversa. Di Marco, fammi finire. Di Marco davanti alla porta da solo spara addosso a Berisha e siamo già a sei occasioni da gol. Scusami. Adesso se vuoi cambiare la realtà, fallo, ma che tu mi venga a dire che l'Inter non ha avuto tante occasioni clamorose per segnare, perdonami, stai raccontando qualcosa alla gente di sbagliato, ok? Okay. Posso risponderti? Certo, io ti ho fatto parlare. Allora, le occasioni le ha avute anche il Torino nel primo tempo e clamorose nel secondo tempo ne ha avute almeno 3 o 4 il Torino. Seconda cosa, io vengo dietro di te perché la telecronaca non la faccio io, la fai tu. Sì. Hai criticato l'Inter tutta la partita. Certo. Tu te adesso invece, pur di rispondere a me perché non ti dà di dire che questo pareggio è ingiusto, allora mi vieni a dire che guarda quante occasioni ha avuto l'Inter. O ha avuto tante occasioni e allora ha giocato bene, oppure ha avuto qualche occasione. Scusa, ma Marcello, poi io la chiudo qua perché ho capito che oggi hai voglia di discutere in questa maniera. Ma non hai voglia di discutere? Sì, perché scusami, ho detto che l'Inter ha giocato male. L'Inter ha giocato male però racconto quello che è successo. Ha giocato male e ha avuto le occasioni da gol, pur giocando male. Ma se tu mi vieni a dire che l'Inter non ha avuto le occasioni clamorose per segnare, che ce le stiamo inventando, allora io ti devo rispondere e te le devo elencare. Con questo non sto dicendo che l'Inter ha giocato bene. O che ha avuto delle occasioni da gol l'Inter, ne ha avute altrettanto il Toro. Ma infatti ti sto dicendo che non meritava di pareggiare il Toro, ti sto dicendo che il pareggio è un risultato giusto. Siccome poi è finita 1-1, io ti sto solo dicendo, non voglio arrabbiarmi con te, lo sai che non è che poi ce l'ho con te. Stiamo facendo la trasmissione. La trasmissione si basa sul contraddittorio, se no non si fa la trasmissione. Allora, il peso di quel rigore è al 100%, perché abbi pazienza, se il Toro andava sul 2-0 poi magari finiva anche 2-2, che ne so, però tu parti dal 2-0 del primo tempo e vedi riesci veramente Marcello, a pareggiare. Però perdonami, io sono l'ultimo che si vuole arrabbiare, sicuramente. Però se tu mi dici questo, non si arrabbia nessuno, Filippo. Va bene, dai, ma stiamo discutendo, Marcio, non è che ce l'ho con te. Ma nemmeno io con te. Appunto, stiamo discutendo. Allora decide. Se diciamo del 2-0, del rigore che ha pesato, sono d'accordo con te. E ti ripeto, c'è andata bene. Come alle volte c'è andata male, oggi c'è andata bene. Se poi tu mi sposti il tiro sulle occasioni che ha avuto il Toro, io ti dico sì, è vero, ne ha avute anche tante l'Inter, quindi se togli il rigore che ha avuto un peso, il pareggio non è sbagliato, capito quello che voglio dire io? Aspetta un attimo, fatemi sentire anche la parte Toro, perché Giacomo
Allora, ce l'ha in bocca per... Non si è ancora capito da che parte sarà, smetti di parlare questo qua. Oh, la vuoi smettere? Ma è parte tua o parte Inter? Io non ho ancora capito, Ferri, se da che parte sta. Ma sai, cioè, non hai neanche parlato. Prendo la macchina, ti porto Simone a Torino. Almeno stai zitto. Simone, ti porto... No, Simone, comunque, no, detto Simone, questo, no, Francesco, Simone, no, vai. Simone, io credo che la partita non è stata bella da vedere, ma ci sono stati un sacco di episodi. Dove... tante volte è stato il portiere che è stato molto bravo, o se vuoi mettere l'attaccante che ha sbagliato, quello che vuoi. Però, come ti ho detto prima, ci sono state, nonostante la partita, ma anche il Torino, perché il Torino ha fatto il primo tempo a un certo ritmo dove l'Inter andava pianissimo, abbiamo avuto le occasioni, va bene, abbiamo fatto gol. Ma poi a un certo punto, specialmente nel secondo tempo, è calato. Allora, calando all'inizio, specialmente nel secondo tempo, e l'Inter ha avuto delle occasioni, quelle che ha raccontato Filippo anche. Detto questo, poi alla fine comunque tu sei al 92esimo, hai un'altra occasione e la sbagli. L'Inter, in tutte le occasioni che ha avuto in tutta la partita, è riuscita a metterla dentro perché ha fatto anche un bel gol, perché in diagonale ha fatto un bel gol. Detto questo, la partita secondo me non è stata bella da vedere, proprio giocata, ma nelle occasioni sì, perché ripeto, io non so, non mi ricordo una partita che ci sono state tante occasioni così, sia da una parte che dall'altra. No, è vero, detto è vero. Questo però, se mi chiedi il risultato, io ti dico, a questo punto non mi interessa stare se facevamo gol, il sei ma non esistono. Alla fine però, se ti devo dire, secondo me l'1-1 è giusto. Io però, Marcello, a proposito del rigore, quando il rigore non è stato dato... lo stesso Belotti, mi sembra una cosa strana, perché per me era rigore tutta la vita, come per tutti personalmente noi. Che protestino o non protestino, no, non ma niente. Davanti a un episodio te, così clamoroso, facciamo gli opinionisti, Marcello, e quello che vediamo. Marcello, deve essere successo qualcosa prima a noi sconosciuto, perché se no Belotti mica si alzava e trotterellava verso il centrocampo. No, è rimasto a terra, sdraiato, dolorante. Sì, ma quando si è rialzato e non gli è andato il rigore, non è che... Nessuno ha detto niente. Deve essere successo qualcosa. Ma sai che cos'è, Furio? Che tu la controprova non ce l'avrai mai, perché una spiegazione non te lo danno. Ma faranno la domanda sul rigore a Juric. A chi lo fanno? A Juric. Ma Juric può dare la sua interpretazione, ma sarebbe curioso chiedere all'arbitro a chiedergli perché non ha dato al rigore, e qualcosa ti diranno, per vediamo, non so, perché con un rigore così io gli saltavo al collo. Ma guarda, il fallo, ma secondo me tutti sono consapevoli che quell'intervento è da rigore. Potremmo esserci persi qualcosa, allora, che il discorso mostrato, è però sì, da quello che abbiamo quando visto quando succedono questi episodi si è sempre, allora non saltatemi addosso, c'è sempre il primo equivoco di dire sono episodi che stanno alla valutazione dell'arbitro e il VAR non può intervenire. Qui però è un episodio che l'arbitro può non avere visto, ok? E il VAR ha le immagini. Questo è totalmente da VAR. Esatto, esatto. Da VAR. Cosa ti dice che è esattamente da VAR? Il dialogo dell'arbitro col VAR, perché dice fermi e parla nell'auricolare. Allora, come prima cosa, Ricky, però l'arbitro ha detto a Belotti alzati. Sì, però che l'arbitro possa non aver visto il contatto ci può stare. Ok, poi dal VAR sicuramente, come hai detto, allora, è sostenuto più VAR volte nel primo pazzi, tempo, è successo qualcos'altro. Oppure certo, è successo, hanno valutato una spinta di Belotti, per piuttosto forza, che, per forza. Perché ripeto, e lo dico ancora a Marcello, se non mi fischiano un rigore così, io mi incazzo, si può dire? Sì. Sei sportivo. È questo. Cioè, non essere sportivi, no, ci sono le immagini. Cioè, quello è rigore. Se non è rigore, vuol dire che è successo qualcosa prima. Giacomo diceva che in un'immagine sembra che Belotti con la mano impedisca, o comunque ti garantisco che verrà fuori un pieno su sto rigore, ti garantisco verrà fuori un pieno, perché guarda quello ma che fa, sì, ma la ride, fallo è da rigore, ma può essere successo. Però io non chiedo, scusa, che non è rigore, scusa, anche Marcello, Marcello, perdona, ha detto che Marcello ha detto del fatto che comunque un punticino se l'è portato a casa. Non è preoccupante il pari dell'Inter. C'è Inzaghi, c'è Inzaghi. Scusami Marcello, perdonami, ti chiedo scusa. Però c'è Inzaghi in diretta. Le partite, cioè, questo pareggio che cosa ti lascia da questo punto di vista? Non sono contento, perché volevo vincere la partita, nonostante sapevamo che era una partita difficile, perché
abbiamo trovato un avversario di valore. Primo tempo dovevamo farlo chiaramente meglio, secondo tempo nei primi 25 minuti avremmo meritato il pareggio prima e a quel punto la partita avremmo potuto anche vincerla. Prego. Carlo Bianchi di terzertiempo.es. Sì. Alcune volte, anzi molte volte dici che quando sbagliate i gol, insomma, l'importante è arrivarci e poi i gol arriveranno. Però a questo punto non è al contrario, cioè quando si sbagliano troppi gol è proprio la qualità dei giocatori e tu e il tuo staff tecnico poco potete metterci, poco potete migliorare, sono loro. Beh, diciamo che stasera, insomma, le due occasioni del primo tempo, ho rivisto adesso velocemente le immagini, Berisha ha fatto due parate incredibili, la prima su Lautaro e la seconda sul tiro cross di Çanakkale, sono state strepitose, poi si è superato pure su Di Marco, le altre dovevamo fare meglio, però come ho detto prima ci prendiamo il pareggio che è arrivato in extremis, però in campionato abbiamo rallentato sapendo che abbiamo giocato tanto, però dobbiamo fare di più perché le nostre competitor stanno andando molto molto forte. Prego. Salve Simone, Mario Gago, Radio Onda Cero di Spagna. Volevo chiedere, in questo periodo particolare che c'è bisogno di gol e dopo lo che è successo in questa settimana in Anfield, quanto può contare su Alexis Sanchez dopo il gol di stasera? Si è parlato con lui durante questa settimana anche per tirarlo su dopo l'espulsione che è accaduto a Anfield? Ma lui deve continuare, Sanchez sta facendo molto bene in questo periodo, secondo me fino all'espulsione ad Anfield aveva fatto molto molto bene, infatti nonostante la munizione non l'ho tolto dal campo, stasera è entrato con lo spirito giusto, con la voglia di aiutarci e sono contento che sull'asse di Dzeko ha fatto un gol importante per noi. Buonasera. Prego. Massimo Lanari, Rai TGR Piemonte. Ciao. Volevo chiedere l'approccio della partita, no? Non ottimale, ma c'è un problema psicologico, c'è un po' di stanchezza mentale nella squadra? Grazie. Ma io penso che un po' di stanchezza fisica e mentale ci può anche essere perché abbiamo giocato tantissimo, martedì, mercoledì avevamo avuto una partita molto molto impegnativa di Champions, però io penso che poi vai a vedere il primo tempo il Torino è stato più aggressivo di noi, però loro hanno fatto gol su un calcio d'angolo che è rimasto lì sporco, noi abbiamo avuto quelle due occasioni dove chiaramente dovevamo essere bravi a raggiungere subito il pareggio nel primo tempo, però insomma c'è stato Berisha che è stato bravissimo in tutte e due le occasioni. Grazie, buonasera.